Stadio Lopresti di Palmi, secondo turno è il massimo campionato regionale calabrese e il giorno di Palmese contro Sambiase, la compagine nero-verde reduce dalla vittoria di misura contro la Morrone, Sambiase dalla convincente affermazione per 3-0 contro il Gioiosa Ionica, 4-3-3, questo l'assetto scelto dal tecnico Crucitti di fronte a Zampaglione, spazio a Giovinazzi, Gomez, Tapia e Novo, in mediana Pasini, Lavecchia, Gandini e Merita. Tandem offensivo composto da Gomez e Militano, direzione di gara affidata al signor Riccardo Teodoli della sezione di Aprilia, Varacalli e Cardia, gli assistenti invece da Locri. Un saluto ai propri tifosi, un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dopodiché possiamo passare a raccontarvi del fin di questa sfida al terzo. Prima occasione di marca alla Metina con il corner di Crucitti, respinto bene da Zampaglione, all'undicesimo invece risponde la Palmese, cross dalla destra di Merida che pesca Militano, di testa centra la traversa, la sfera arriva poi a Gomez, ci riprova di testa trovando la deviazione in corner da parte di Giuliani, ma riapprezziamo a rallenti la traversa clamorosa colpita da Militano. Tredicesimo, ancora pericolosa la Palmese con Gandini che serve la vecchia, prova ad armare il destro, sorvola la trasversale, il tentativo da parte del numero 4 Sambiase che torna in avanti al minuto 19, Crucitti lo specialista da calcio piazzato, si mette il mantello Zampaglione e vola all'incrocio, salva il risultato, ancora Sambiase pericolosa, Crucitti per Scrugli viene atterrato da Zampaglione, giustamente ammonito, conseguente massima punizione accordata dal direttore di gara dal dischetto, si presenta Abayan con un cucchiaino, gonfia la rete per il vantaggio giallorosso 0-1 all'Opresti di Palmi. 7 minuti più tardi prova a scappare il Sambiase sugli sviluppi di un corner dalla destra di Trentinella, Colombari da buona posizione non inquadra il bersaglio grosso, minuto 42, intanto c'è del fair play tra le due tifoserie, Militano in azione personale passa in mezzo a due avversari, cade a contatto con Perry, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei calciatori in maglia nero-verde e va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale 0-1, decide sin qui la marcatura dagli 11 metri di Guido Abayan. Inizia con un cambio il secondo tempo per il Sambiase, dentro Manu in luogo di Scrugli, ma 4 minuti più tardi a pareggiare sarà la Palmese, la vecchia apre per Militano che ritorna la sfera al compagno, si gira bene, poi il mancino vincente che lascia di sasso l'estremo difensore Lametino, 1-1, ristabilita la parità del punteggio all'Opresti di Palmi. Esplode di gioia il settore dedicato ai tifosi nero-verdi, ma al minuto 53 all'occasione di ribaltare la sfida, azione confusa in area di rigore, non ne approfitta Gomez che da buona posizione spara alto, primo cambio di mister Crucitti poco dopo l'ora di gioco, dentro Basile proprio in luogo di Gomez, 2 minuti più tardi spazio a Catalano per Merida, risponde mister Morelli che getta nella mischia Jalò per Trentinella, anche spazio per Reichenberg in luogo di Gandini tra le maglie della Palmese, 73esimo Basile per Militano, calcia trovando la respinta di Giuliani ma è tutto fermo in posizione di fuorigioco, mette il naso fuori del Sambiase dopo un secondo tempo complicato, il destro di Cataldi trova un super Zampaglione che ancora una volta salva la propria porta dal corner che ne consegue, sfera messa dentro per Colombatti che di testa centro il palo, non riesce a replicare la rete della scorsa settimana, si resta 1-1 nel finale, ancora cambi con Cordari che prende il posto di Crucitti, schirripa quello di Frasson tra le fila del Sambiase e Dezza per Militano invece tra le fila della Palmese, triplice fischio, termina così all'Opresti di Palmi, pari e patta tra Palmese e Sambiase, 1-1 all'iniziale vantaggio di Abayan, risponde la vecchia nella seconda frazione di gioco, abbracci e baci in campo e sugli spalti, un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.